perché magari questo non riescono, non riuscite a vederlo. Allora, l'opico 50-66 la squadra, i froci volanti. Ti ricordo che sto in live. Tiri incredibili nel microfono, guarda. Vi mettete sulla frequenza 88 interna e tra di noi parliamo sulla frequenza. Indovinate? 50. Bravo. Sono bravissimo. 66, 88, 50. Su che, sì. Su che... ruota? Mistica. Che ruota? Napoli? Ok. No, cobra, zitto. Poi ci sarà in avanguardia, mettiamo Pepi e Sipo. Poi ci mettiamo la coppia di centro, che sarà... Saveras. No, no, ci metto Cobra e... Saveras. E Alex. No, 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 tu mi stai in retroguardia per gli aggiramenti, lo sai com'è. Insieme stai a Flender. Tu stai in difesa, Saveras. Esatto, insieme a Flender. A centrocampo ci stanno Cobra e... Flender, esatto. Sa, che coppia. Io faccio il regista. E la squadra di supporto saremo... No, io e Saveras siamo lì, due liberi. Prendere Saveras fa un aggiramento da Elettro Zavos. Non è che facciamo la telecronaca? Ma perché HCSR? Cos'è l'HSR? Avanguardia, centro, SR. Attacco, centrocampo. Avanguardia, centro, noi siamo la coppia di supporto. Ah, morale. Perché abbiamo due centri, non posso chiamare. Allora, vai Cobra. Allora chiamo Cobra, copia, la sala supporto. Vabbè, puoi chiamare centro sinistra e centro destra. Alfa, no. Charlie. Sierra Romeo. Ok, allora, ci mettiamo poi. Allora, così che sta un po'. No, dai, muoviamoci. Dai, ci sono domande? 1-2-1-4-4-2. Allora, se abbiamo due linci, cosa ti immagino sia? Le prime due coppie sono linci e l'altro due coppie sull'altro, ok? Ok. Donnarumma. Non importa. Ma giustamente con Lux e Nico sì, sì. Uno davanti e uno vabbè. Loro stanno in panchina. Ecco che mi arriva lo strike per il copyright, eh? C'ho paura. No, forse no. Resta davvero allo stadio. User joined your channel. Bene, sono felice che non prenderò lo strike per il copyright. Ho sempre paura che parte una musica super commerciale quando c'è le intro tue. Che mi chiudono il canale. No, su Black Hole Sun c'era perché? Beh, però era una cover. Vabbè, ma non mi frega un cazzo a Twitch che è una cover. Guarda quanta brutta gente. Mo l'ha detto. Check radio. 88. Check, check. Check, check. Messo la radio, Alex. Check. Control P. Mi sono dimenticato qual è il canale. Check. Control P, 66. L'alba o il tramonto? Control P. Alba. Frequenza 66. Qua, 9466. Cosa 94? No, sarebbe 17. No, il canale della radio. 66. 66. Così in attivo. C'è che nessuno in ascolto. Sì, cancella tutto e fai metti 66 e premi end. Perché non va? Oh cazzo. Perché Vergin che è l'unico medico che riesce a entrare? Perché abbiamo bisogno di un medico? Seleziona col mouse i numeri, tranne C1, C1 lo lasci. Non moriamo da eroi. Lo fa selezionare col mouse.
Gesù. Qua fanno 10 giorni di pausa, qua già fanno la... Fermate, fermate il poliziotto lì che spara a casa. Dai, prendiamo i primi veicoli sulla sinistra. Giuro, non me lo fa selezionare. Va. Premi ESC, esci dalla radio. Ok. Ok, allora, CTRL P. Selezioni con il mouse trascinando tutto il numero dopo C1. Ma la radio si muove se trascino? No, devi cliccare sul numeretto sullo schermo. L'ho fatto, ma non funziona. Come fa a muoversi la radio? Si muove solo se tocchi sulla scocca della... No, si muove. Hai problemi con la radio? No, si muove se trascini la scocca, se selezioni i numeri, seleziona no. Seleziona semplicemente il numero. No, non me lo fa fare. Come ti fa fare il numero? Non me lo clicca. Che canale c'hai adesso? 494.6. Ok, no, fai doppio clic lì. Ho fatto, ma non va. Non te lo seleziona. Come non va? No. Strano. Arrivo, un secondo. Prendi la radio per terra, prendi questa radio e mettimi giù la tua. Come? Prendi questa radio e mettimi giù la tua. Questa qua per terra. Basta che premi spazio quando ti esce la manina che mentre la guardi. Volevo liberarmi della mia prima. Ti posso farlo. Il cambio in automatico se tu premi spazio. Te le scambia subito, sì. L'altra dove finisce? E ora butti la tua, perché te l'ha già sostituita. Ah sì, perché ora butti all'inventario la tua. C'è da qualche parte nello zaino. E non gioco da me. No, non me la fa. Quello è un binocolo. Troia. No, non il binocolo. Ah, non me lo fa fare. Se no lo accoppiamo. Ah, non abbiamo il medico, no. Lo accoppiamo. Allora, intanto riprendi. Ti consiglio di non stare davanti a me, perché non me lo fa... Questo è un consiglio saggio. Come mai sono caduti dall'inventario? Allora, dall'inventario la radio non ce l'hai. Devi cercarla nei vestiti. Te l'avrai messa nei vestiti da qualche parte. Perché non c'è la terza persona? Ma ho il mouse che è tutto stanco. Ok. Forse ho risolto il problema, vediamo. Ok, però mi servirebbe che mi mettessi la radio per terra. Visto che è andata la mia. Vabbè, c'hai la onde lunghe. La tua, così resistivo con la tua. Radio. Questa? Beh, almeno una è per terra, e Olus ne è una. Però mi hai ridato la mia stessa. E ci credo che non funzionava, il mouse era tutto quanto buggato. Allora abbiamo detto 66, giusto? Ah, sì. Ok, ce l'abbiamo fatta, dai. Ascolta il timer, quanto lo metto? Due pronto, ore? Pronto, carabinieri? Sì, due ore. Carico di chi? Adesso. Meraviglioso, grazie. Dai, vieni. Va bene. Ciao Alex, sarò il tuo coppio per la serata. Oh, Mi dispiace per te, vieni. Messo mezz'ora in più. Ci sei? Sì. Check 50. Mettiamo l'intercom channel. Senti? Sì. Sì. Metto anche io la 50, dai. Il come armamento... Tu hai 4 filo guidati. Check radio Falco dice. Forte e chiaro da Falco. Filo guidati. 8 filo guidati e la mitragliatrice che spacca. Io invece ho dei razzi da 70 mm 38.
Che facciamo? Li aspettiamo qui? Waiter, perché intanto prendo lo Zeus. Falco, avreste possibilità quando Verge si deciderà a entrare di trasportarcelo poi? Eh no. Sì, c'è Zeus. Ah, vabbè, con Zeus, sì. Vabbè, qua lo attacchiamo ai pattini. Aspetta che provo ad andare in Zeus un secondo, aspetta. Questo è Zeus adesso qui. Vedo tutto giallo. Falco la squadra di terra, mi fate un check-in delle armi. Perché non mi switch a Zeus un attimo. Tanto controllo un attimo gli addon. Tanto piloti tu, quindi. Sì. Squadra senza nome da Falco. Attualmente siamo in attesa a terra con 38 razzi da 70 mm, 8 filo guidati anticarro e 500 colpi di mitragliatrice. Dico, scegli un attimo dall'elicottero. Falco da squadra di terra, ha ricevuto 38 a 70 mm, 8 filo guidati, 500 mg. Read back corretto. Prendi un secondo che ti faccio diventare Zeus anche te. Sì. Stavo un attimo rispondendo a lui in radio. Fermo. Chi si muove? Ok. A posto. Vai. Ma facciamo un giro o stiamo qua così? Se hai detto qualcosa non ho ricevuto perché ero fuori dall'elicottero. Boh. Che facciamo? Li scortiamo. Tu sei su, sì? Sì. Se no ci rompiamo le balle. No, non ti voglio neanche parlare. Ok, vi scortiamo circa un chilometro dietro di voi, così facciamo qualcosa. Allora, loro non hanno detto che squadra sono, cioè come si chiamano, no? No. No, non l'hanno detto. Li vedi per caso? No, sto guardando. Il termico. Aspetta, forse sì. Davanti a noi. Ok. Sì, sono su strada davanti a noi.
li vedo. Ok, ho una traccia termica di una tomba a piedi e anche lì contro torcia. Pericolosi per loro? Adesso l'elicottero è in fase di avvicinamento, gradi 260. Sono stati ingaggiati loro. Vedi se riesce a dare copertura. Capisco da dove sono stati. Esploso un lince. Esplosioni pesanti. Sì, è esploso un lince. Elicottero da trasporto sembra. Vedi se riesce da... Vedi qualcosa col termico. Sto guardando, non vedo niente. Aspetta. Sto tenendo d'occhio l'elicottero. Ho una traccia termica qui, in mezzo al bosco sotto di noi, aspetta. Oh, è il lince. Ok, l'elicottero si è avvicinato. Gravi? 250, 240. Sopra la collina. Sta allontanando. Ok, lo vedo. Un overing qua, vedi se riesci a vedere qualcosa. Ma non è esploso un lince, è esploso un veicolo nemico. Ah, ok, ottimo. Avevo visto solo l'esplosione. Aspetta che ti confermo. Io purtroppo su questo non c'ho telecamera, quindi non posso... Sì, confermo. Niente. Oh, ottimo. Bravo Savras. Se vieni qua direi che andiamo a tirarlo giù. Che cacchio di male. Basta, da squadra di terra mi ricevi? Affermativo, avanti. Falco, visto che Vergil ha ancora problemi di connessione, avremo bisogno di un intervento di dito, se possibile. I feriti rendere stabile, quindi. Ricevuto, iniziato a pregare. Cosa c'è? Vogliono che tiri su Flender perché ancora non. Non è arrivato Vergil. Aspetta, tiro su io così. Sì, 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 piloti. Interrogativo, squadra di terra, qual è il vostro call sign per questa missione? Falco da squadra di terra, non abbiamo ricevuto call sign da comando. Ma squadra di terra è un po' lunghino da dire. Da squadra di terra malmenata avremmo bisogno di un secondo intervento di Dino. Ricevuto. Sei tu? No, negativo, ci stanno sparando. So. Non capisco da dove però. Da sotto. Più o meno rispetto a dove siamo adesso, la sinistra. Orco. È un elicottero, mi sa. Comunque chiedevano un altro intervento Zeus. Su chi? Non lo so. Però adesso rimani qua.
questo elicottero. Forse è la mia apparenza, ma continuo a dire che si guida molto peggio della Apache. Sì, questo è vero. Che è molto meno reattivo quando vuoi salire da quota. Allora, vedi se... Oh, c'è un elicottero sulla destra, davanti. Faccio la mitraglietta. Aspetta. Prendo quota. E adesso non riesco a... Era lui che ci sparava. Perché arrivavano alti i tracianti. Sto cercando da dove. Aspetta che vado con mio zio, scaricuro un secondo. Sì, sì, sì. Intanto io mi riporto in posizione. Alfa, mi ricevi? Avanti Alfa. Falco, avremo bisogno di intervento richiesto e poi possiamo partire. Affermativo, siamo stati ingaggiati, abbiamo abbattuto un elicottero da trasporto e adesso arriva. Che tipo di richiesta? Ricevuto. Che vi serve? Abbiamo un operatore ferito in veicolo che è passato. Peppi dentro un veicolo hanno, morto. Non ce la fanno a scaricarlo dal veicolo però. Boh. Ma non ce l'hai tu la 50? Aspetta. Abbiamo un altro elicottero. Ok, è a posto, baby. Ok, abbiamo un altro elicottero a 120 gradi. Però vedo. Devo ingaggiare. Che ci spara? Da terra, gradi 50. Sì, sì. Elicottero di fronte, ce l'hai? No. Di fronte proprio. Preso. Colpito, ma devi girarti. Sì. L'ho perso, lo vedi? Negativo, sì, ce l'ho. Non ce l'ho più. Che gradi è? Ah, eccolo, sta atterrando. Sta atterrando in mezzo agli alberi. Con successo, aggiungere. Oggi abbiamo colpito qualcosa. Sì, sì, è atterrato. Lo vedi? Paraci.
rimane il dubbio. Ok, e 2. Quanti colpi c'hai? 155. Potremmo anche andare a fare il rifornimento. Madonna, guarda quanta benzina abbiamo consumato. Niente. Con la pace stavamo già a un quarto del serbatoio. Sì. Ah no, proprio spirarci italiani. Mi ricordo la GPL, perché sto che non sale le quota. Anche poi fuori si può lavorare su tutti i parametri. Mi pare un po' eccessivo come... Cioè, un po' basso il consumo di carburante. Un po' tanto. Modello di volo, vabbè, alla fine voglio dire, è un altro elicottero, quindi c'è sta che è diverso. Però il carburante mi pare un po' OP così. Ascolta, cosa mi fai? Vuoi andare a fare il rifornimento? Sì, sento un attimo... Alfa da Falco, situazione. Falco, Alfa Waypoint 06, iniziamo la ricognizione. Ok, noi ci sentiamo un attimo per rifornimento. Ricevuto e riportate quando pronti. Trovo la FOP. È fatta. Che cavolo è la FOP? Me la so persa. Ah, ok, trovata. Sì, trovata. Prima di far partire il rifornimento, intendi, no? Sì, quando si è atterrato, okay. Che spento il motore, io scendo. Ok. Perché se pure le torrette sono locali al player e riarmo solo la tua. Ah, ho capito. Che sbracci. Scendo. Vai, parti. User left your channel. Cosa dire? Dico, aspetta, devo riavviare perché continua a farmi screenshot, non so perché. Ok.
User left your channel. User joined your channel. È partita la intro for no reason. Vabbè. User left User your joined your channel. User left your channel. Fa vedere dall'alto quanto cazzo ho parcheggiato male l'elicottero. Ma sì. Avanti Alfa. Che sta succedendo? Riarmo completato. Lux sta un attimo riavviando il gioco perché si è impallato e gli faceva gli screenshot a raffica. Ok, ricevuto. Allora, quindi loro sono stati ingaggiati qua, questo è il montagnone che c'era di fronte e subito dopo c'è il fiume. Lo spigolo alto della realtà fabbrica. User joined your channel. Mi consenti? Sì, sì. Hai cominciato a farmi una serie di screenshot. Alfa da Falco, siamo nuovamente in volo. Allora, ci avevano ingaggiato delle truppe di terra da laggiù, non ce ne frega niente perché la parte opposta è lì. Dove? Falco d'Alfa ricevuto. 04. Ho visto che Virgin non si connette più, quindi dovrò riconnettermi con me. Puoi riportarmi qua una volta dentro? Sì, sì.
Dove sono loro? Li vedo. Waypoint 6. Per l'ultima volta su Waypoint 6. Ok. La valle qua davanti è libera, sì. Come? Sta valle qua davanti è libera. Perché guardo? Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe di sì, qua davanti. Vedo dietro, naturalmente. Riarmo funzionato regolarmente. Sì, sì. E teletrasporta always. Mi sa che è rilogato come medico. Che verge. Okay. Secondo? Ah, devo aspettare, devo diventare Zeus. Devo atterrare? No, 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 vai. User joined your channel. Ancora. Cosa? Mi è partita di nuovo la intro. È tre volte che ogni volta che entra qualcuno, anche quando sei rientrato tu, riparte la intro. Fortuna che stavo in overing. Se no famo un chioppo. Sperando che non levi il collettivo, perché non sto pilotando. Ok, siamo ancora vivi. Bene. Ma a te pure l'ha fatta, sì? Sì, sì, ho fatto il report fatto. Madonna. Ma perché Virgin non mette a posto le mod? L'hai portato always? Sì, 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 sì. Penso che consumo andrebbe tipo quintuplicato, qualcosa del genere, forse anche un filino in più. Sì. Adesso io non è che ne abbia mai guidato uno io nella realtà, però penso che consuma te ne azzonzo sta roba a mezz'aria.
però l'ho visto che sta cambiando gli item. Sì, quelli... starà riprendendo la radio. Sì, sì. Dà un'occhiata sulla valle, sono un po' cacciato. Non rende. No, non vedo niente. La distanza, se no non vedo che fa. Devo tutto piatto. Ah, ok. Quando solo lui si è messo a posto. Ok, la radio lunga c'è addosso. Falco qua, Alfa, mi dicevi? Avanti, Alfa. Yeah. Abbiamo la richiesta CAS per un TR in posizione 0156-0233. È vicino a una città, vicino alla città, non ho visuale, quindi non posso darti coordinate migliori. 0156? Ripeti le coordinate, per favore. 0156 0, 2, 3, 3. Ricevuto. Alla stazione del bus. È più o meno sì. Più o meno sì. Preguardo. Abbiamo esattamente il nostro... Sì, più o meno dove hanno messo il marker. Dove messo sono il marker? Forse un po' più a sinistra. Ok, mi muovo un po' a sinistra, dimmi quando è lineare. Aspetta. Ma così sei più o meno allineato col tuo marker. Ok, vorrei passare proprio sopra la città. Ma vedi dove sta il posto, così vai sul sicuro. Aspetta che guardo. Aspetta che se lo vedi puoi anche tirarci con quello guidato. Lo vedi. Ma che tipo di obiettivo è quello che ricordo? BTR. Aspetta. Vedo truppe a piedi, sto cercando il BTR. Immagino sia sulla strada. La prima strada che incontri guardando dritto davanti a noi dovrebbe essere. Sì, ma non lo vedo però. No, non è che la traccia termica del BTR. Facco d'Alfa, hai bisogno di coordinate migliori, interrogativo? Non riusciamo a trovarlo nei paraggi della zona che avete segnalato, no? Ok, dammi 2 minuti. Il vector è d'agra, cioè ce le possono dare 10 cifre le coordinate, non capisco il problema. Io vedo le truppe a piedi sull'obiettivo, quello sì. Ma il BTR che dicono loro, proprio non lo vedo. Tanto tra un po' ci vede lui a noi. Devo alzare?
Grazie, come te. No. Aspetta, lo vedo adesso. Adesso lo vedo. Lo vedi? Sì. È il fuoco libero. Basta che lo tieni puntato. Falco qua Alfa, confermo abbattimento, grazie. Ricevuto, chiudo. Ok. Cioè, cosa c'avevi, un albero davanti? C'era... Sì, c'era proprio davanti a un albero, non vedevo la traccia termica. Cos'è sta esplosione che c'era qua sotto? Vabbè, controllo. Proprio 100 metri davanti a noi. Ah, ci abbiamo contatti. Dovrebbero essere i nostri, se non sono i nostri è un problema. È proprio una traccia termica tra gli alberi, quindi faccio fatica anche a riconoscerla. Spostati un po' a sinistra. Lateralmente. Se c'è le coordinate devi dire a loro e ciccio. Aspetta. Qui a sinistra ancora un po'. Adesso siamo. No, sono loro, sono loro. Aveva il binocolo in mano. È loro o una I molto intelligente? No, non prima. Pattuglia in avvicinamento in zona BTR. Pattuglia dei due contatti in avvicinamento al BTR, quello distrutto. C'è il tiro? Pure ora l'alzo. Con lo scroll del mouse hai la misura della distanza. Lo scroll del mouse? C'è il measure distance. Non ce l'ho io. Lo scroll del mouse e basta, no? Sì, con, no, con il menu classico di arma. Con la rotella. Abbiamo un contatto in movimento in quelle case, quel granaio L a gradi 225. 225? Due... 200, tipo.
più a sinistra ancora quindi. Sì, sulle case di fronte qua sotto. Ok, li vedo. Abbiamo autorizzazione all'ingaggio? Ah sì, vai vai. Sì, già non ho anche segnalati. Sbaglio. Sì, sì, sì. Ok. Perché vedo colpi arrivare da terra. Se noi qua siamo così tranquilli, direi che possono anche avanzare, perché coprirli più che adeguatamente. Secondo me sì, almeno andare fino alla, alla fabbrica. Alfa da Falco. Falco, ti ascolto. Situazione, noi siamo in overing vicino a voi e sembra tutto tranquillo, quindi penso che potete avanzare con una discreta tranquillità, perché vi copriamo proprio da sopra. Ricevuto, vogliamo pulire prima questo piccolo compound, abbiamo trovato numerosi contatti per presidiamo. Vabbè. Ti vedo in avvicinamento. Ok. Se fai un overing largo sul compound, vediamo dall'alto se c'è qualcosa. Questo sem- quello sempre di prima? Sì, sì. Ok, okay. Se almeno piloti un po', ti giri un po' sotto di noi. Giro intorno così vediamo anche dietro il granaio, ma secondo me sono tutti morti. Non è che mi pare avvicina troppo al fiume in realtà. Sì, beh no. Qua siamo sì, coperti. Sì. Le montagne almeno. Da quello che vedo io comunque non vedo più contatti. Se no magari ci sono dentro nel, nel granaio e andavo e non li vedo. Ma volendo possiamo pure tirarlo giù il granaio, eh. Tanto no, perché ci sono loro, vogliono fare un po' di scubi, diciamo glielo farle. Non li vedo loro il resto. Sono dentro, dentro il granaio quello di ah, destra. Ah, sono entrati già. Sì, sono usciti e stanno entrando in quel granaio grosso a sinistra. Cazzo, so cieco o non mi renderizza. Ti faccio uno screenshot, vabbè, uno screenshot. No, vabbè, ci credo, però. No, no, niente no, screenshot. No, ma dici quelli che abbiamo ingaggiato prima, le granai? Sì, quelli sono morti e adesso loro sono dentro i granai, i nostri. Ah. Entrati nel granaio quello grosso. Ah, eccoli, ecco, adesso li vedo. Sono usciti da dietro, ok? Sì, sì, sì. Comunque, per quello che vedo io, davanti a loro non hanno niente, almeno fino al PCR. Possono proseguire tranquilli. E lì c'è dove ce li hanno. Ah, boh. Penso su, su stop. Sì, sono dietro gli alberi davanti a noi, non li vedo.
Vedo una traccia termica un po' confusa dietro l'albero. Avanzati un attimo. No, no. Sono le cime degli alberi che sono bianche. Termiche. Non sono termiche. Perché prendono più sole in cima calde. Sì, sì, probabilmente sì, sono sulla crema solare. Ce l'ha presa un po' alla lunga da qua fino al compound. Sì. Cos'è che sta arrivando a terra? Arrivando. Ci doveva essere. Adesso appena si muovono gli faccio uno scontro a fuoco. Anzi, guarda, gli metto subito, aspetta un attimo. C'ho solo ricordi traumatici in questa mappa. Parto da Alfa, Alfa si muove verso la fabbrica, ci fermeremo 300 metri prima. Ricevuto, da qua sembra tutto libero almeno fino al BTR distrutto. Ricevuto, ci fermeremo poco prima del BTR e entreremo in circuito. Alfa da Falco, avete una gazza in avvicinamento da gradi 260. Ricevuto. Sta girando da gradi 257 e ci sta ingaggiando per adesso. Ho preso la I, io gli ho sparato un po' perché l'avevo lasciato una I viva. Ok, le vedo la razza. Ok,
vediamo un po'. Ci sono, io ho velocizzato un po' la corsa, vediamo un po' adesso come si comporta. Senti, sì, sì. Hanno aspettato verso 72. Ma cosa l'ingaggia? Oh, mi sa dalla collinetta 220 da noi, qui arrivano abbastanza alti. Ah no, adesso gli stanno sparando la città. Mi sa che gli stanno sparando dalla... Sì. Da 230 precisi, dal conto. Dalla fabbrica. Dalla fabbrica, sì, ci sono delle torrette, credo che da lì che gli stanno sparando. Fa un po' di soppressione. Cercando di capire dove gli sta sparando. Dalla fabbrica. Da leggermente più verso nord rispetto alla fabbrica. Ok, e qui dobbiamo decidere noi se vogliamo fare che intervengano loro. Questo lo decidono loro, dai, adesso aspettiamo un attimo. Intanto vedo come vanno. Falco d'Alfa, siamo stati ingaggiati dalla fabbrica, poco pesante, direzione esatta sconosciuta. Vai, vai, fa un po' di soppressione sulla fabbrica. Aspetta. Falco Alfa, in visuale elicottero da trasporto 180 dalla nostra posizione vicino BTR. Ricevuto, ci muoviamo per l'elicottero. Lo vedo. Raggio... Lo vedi? 190. È lontano, molto lontano. Aspetta, devo prendere prima a distanza. 1700 metri. No, vabbè, va vicino, dai. Vabbè, 1800 tira questo. Sì, ma ora che arrivano lì i colpi sta... anticipo un po' il tiro. Va bene, metto i numeri. Tu puoi. Aspetta. Non vedo se l'ho colpito. Fuma. Esploso. Hanno... Vada sui loro traccianti. Hanno tirato sulla fabbrica però. Vorrei supporto. C'è obiettivi sensibili nella fabbrica, no? Sì, sono i due... C'è una... Posso tirare una torretta, c'è una calibro 50. Sì, no, dicevo se... C'è roba che non dobbiamo rompere, no? E ci sono i due serbatoi che devono fare per la regola. Quindi non c'è roba che... Ok. Ci sono contatti dietro il fumogeno. Un paio.
so se devo intervenire o no. Qualche colpetto che fa scena, sparalo dai. Non mira particolarmente bene, insomma, mira sulla zona. Gli ho disabilitato da 50, dovrebbero essere un po' più tranquilli, però non vado oltre, adesso no. Vedi che contiamo 7-8 puntati più o meno. Alfa da Falco, contiamo almeno 7-8 contatti all'interno della zona della fabbrica. Ricevuto, ci muoviamo appena possibile. Avevamo fuoco da statiche, confermate disabilitate? Ne abbiamo disabilitata una sul tetto. Ricevuto. Hanno di sicuro uno sul tetto che spara con un fucile. E poi hanno almeno 1, 2, almeno 5 contatti sulla parte sinistra della fabbrica. E fa ridere che con la bascia avremmo dovuto fare almeno 4 rifornimenti nel tempo che siamo stati in volo. Più o meno sì. Manco un decimo l'abbiamo consumato. Che hanno una gazzina avvicinamento dalla strada principale. Alfa da Falco, gazzina avvicinamento sulla strada principale. Falco, qual è la strada principale? La loro sinistra. Eh? La loro sinistra. Come quella? Posso prenderla se vuoi, posso tirarla giù se vuoi. Sì, dai. Falco, gas disabilitata, stop al fuoco. Falco, stop al fuoco. Sì, non stiamo sparando. Vado con Zeus a vedere. Impegnati, stanno facendo fuoco, quindi li lascio tranquilli.
sono, sono in Zeus che sto guardando un attimo cosa fanno per vedere di... Sì, sì. Tanto tu controllo un po' sto Apache, vediamo un po' se riusciamo poi a capire come... Perché se ci sono tutti i parametri che si possono modificare, vediamo un po' come cosa si può mettere. Non ho capito. Cioè, si possono modificare poi dei parametri del config della Apache, no? Per renderlo un po' più... Ma gusta? Sì, scusa, ma gusta, ah, vuol dire, okay, scusa. Okay, okay. Gli ho sparato con un cecchino, mi sono fatto sparare. Comunque ho visto i filo guidati che c'è tu hanno 8 km di range. Boh, mettigli qualche BTR, un carro armato, qualche altro elicottero, non so, eravamo qualcosa. Okay. Okay. Allontanati un po' però, perché sennò... Sì, vai. Sì, vado via. BMD. Ok. Tanto lo scopo di stasera, da quello che ho capito, è fare un po' di vedere un po' il ragazzo, quello nuovo, di come funziona, giusto? Lo scopo era vedere come funzionavano i quattro nuovi. E come sono numerosi gli altri? A due si è rotto il computer. Uno non si è visto più. Abbiamo di quattro tanti noi. Cazzo, vai. Prendo quota. Vado
Madonna. Coraggio. Coraggio. Sgrizzo. Vediamo se c'è veramente. Aspetta, ho il piccolo. Aspetta, non capisco se è lui o no. Il marker di cobra mappa. Li ha messi lui probabilmente. Conscious bleeding, cioè tu lo vedi? Ah sì, può essere sì. Adesso non lo vedo perché sono fatto già in dopo. È andato inconscious prima, no? Perché tu dovresti avere forse il tablet. Ah, perché sono capo squadra, dici? Potrebbe essere, no? Devo controllare, poi ti dico ovviamente non ho controllato bene sta missione. Sì, ce l'ho il tablet. Quindi potrei anche chiamare tipo un gas. No, non è ancora operativo. Ok. È fantastico, da dentro l'elicottero chiama un caccia che fa il gas, però. Azione mobile, spotting. Con laser e basta. Infatti. Ok, hanno il BMD. Cosa? L'hanno visto? Non lo so se l'hanno visto, aspetta. Glielo sto mandando conto adesso. Vedi che hanno un BMD in avvicinamento. Alfa, avete un BMD in avvicinamento, attenzione. Falco da Alfa, ricevuto, proviamo l'ingaggio. Provano l'ingaggio col BMD. Sì. Sarà rimasto un razzo Saveras. Ce l'hai in visuale? Sono in Zeus. Lo sto spostando io. Ah, ok, ok. Falco Alfa, richiamo gas d'urto emergenza sulla vostra posizione. Riuscite a segnalare con fumogeno? Ce l'ho in visuale, ovviamente. Ok, mi avvicino un po', dai. Appena vedi il loro fumogeno, tira il razzo su. Che hanno tirato il fumogeno? Falco Alfa, fumogeno verde. Hai sparato tu? No. C'è
chiuderanno la porta. Facciamo un'esplosione. Alfa da Falco, il mezzo è già disattivato. Sì, Falco, c'è stato un errore di comunicazione da parte di nostra. Vediamo se Pepi riesce a mettere su le cariche. Sì. No, ci tiriamo fra noi, ciao. Ok, certo, sì. La doppia carica cava tandem, quella lì è configurata con un chioppo dei danni. No, stavo dicendo che c'ha 8 di quei razzi là filo guidati, che non è male come la setup. Basta. Qui non è come i razzi e radar, però per tipo questi può essere anche meglio. Contatto per gradi 170 poco prima della strada. 175. Comunque sicuro? 80. No, è una squadra in movimento. Da destra verso sinistra, verso gradi 180. A 60 metri prima della strada sulla costa. Ah, ok, sì, vedo. Movimento. Penso che stiano piazzando le cariche sulla...
quelle due bianche vicino alla ciminiera, no? Sì. Elicottero, elicottero, Hind davanti. Mi sembra un Hind. Di fronte a noi, 190. Attenzione Alfa, elicottero nemico in avvicinamento della vostra posizione. L'ha ricevuto, sta cercando voi però. Minchia, con i razzi l'ho preso. L'hai preso? Ma gli è piaciuto. Andando giù, hai fatto le grazie. Boom. Okay. Nice. Secondo me dobbiamo fare il fondimento. Io ce l'ho ancora 28 per razzi. Io a me non mi segna più il colpo. Segno brutto. Stai in riserva? Mi segna più. Alfa, situazione? Falco, Alfa sta entrando in Chernobyl, ci dirigiamo verso il tunnel. Ok, ricevuto, ci sentiamo per rifornimento, quindi fate attenzione. Ricevuto, riportate quando pronto. Chiamate in Zeus, chiamami per radio quando devo scendere. Ok. User left your channel. User joined your channel. Dalle spalle il tizio. Non riesco. È scelto. Allora è spento. Vai. È iniziato. Sì,
c'è anche la tag BL sul vetro. Addirittura gli stickers abbiamo fatto. Non so, non l'ho messo io. No, sai cosa c'è di molto figo su sulla Mike Force, su sul vetro dei caccia c'è sta scritto tipo il grado e il nome del pilota, c'è scritto tipo sergente Nico, così figo. Ok, passa lì. Zeus, un attimo. Beh. Alfa da Falco, siamo appena decollati. Ricevuto Falco. Falco Alfa, posizione vicino al fiume a prossimità del ponte. Ricevuto. Ricevuto poco abbastanza pesante mentre venivamo giù, probabilmente una gaz o qualcosa, con una fissa, qualcosa così. C'è un veicolo anfibio, penso, che si sta avvicinando a loro, ma non so cosa sia. La nostra sinistra? È nemica. Non vedo, solo l'acqua che si muove. Guarda, sia civile. Negativo, è un anfibio armato. Non è armato, ma è un anfibio non civile. Ammazza che mira. Ragazzi, l'acqua non è proprio il top. Operativo, vero? Muove. Sì, per un attimo. Aspetta, provo a tirarla giù con la mitragliatrice. Sì, è meglio la mitragliatrice, vabbè. Ce l'hai? Di loro invece hanno dato l'ultima posizione in prossimità del ponte. Vedo un fumogeno. Ma non vedo loro. Due fumogeni.
alfa situazione, vediamo le fumogeni. Falco alfa, stiamo facendo vari ingaggi e passando, cercando di passare verso Fiume. Ricevuto. Stanno là, si stanno sparacchiando con lei. Ok. Dai un occhio in quella zona per vedere qualcosa. Vado lentamente. Tracce termiche ma lontane da loro. Di là del ponte invece? Cazzo, era un po'. C'è una squadra intera in acqua. Ma hanno tirato un flare? Dove? Davanti a noi. Aspetto adesso. No, l'ho visto. C'è una squadra intera in acqua. Nostra? No, nemica. Oh. Aspetta che. Vicina? No, negativo, lontana. Ok, a posto. Allora, provo ad alzarti un pochino, non vedo, vedo solo che sono sul ponte. Sto ingaggiando sugli scogli, del lato opposto del fiume. Cappa. Sì, c'è una, ci sono dei contatti in acqua vicino agli scogli. Ma se non sbaglio vedo anche delle tracce termiche in discesa dalla montagna, ma le vedo male. Perché siamo troppo verso la montagna e dobbiamo spostarci per la nostra sinistra per avere la visione. Direi che se ce l'hai spara io. Uso i tuoi traccianti come riferimento, qua sotto che stiamo la città. Aspetta, c'è un veicolo forse. Dov'è? Gira un po' a sinistra, famoso. Non riesco a girare più in torretta più così. Aspetta.
No, già ho disabilitato, niente. Ok. Ricevono ancora fuoco. No, non vedo tracce termiche. Ah no, aspetta, ne vedo. Basta, basta. Arriva fuoco pesante, eh? Dove? Non lo so, è cascato un palazzo, quindi... Non siano loro. Eh? A meno che non siano loro. A meno che non stanno a sparare al contrario. Ah, c'è una barca, c'è. Aspetta. La vedi? Aspetta, aspetta. Nostra? Sì, sì, c'era su qualcuno dei nostri. Ok. Dopo solo chiave sì. Radio, quindi... Stanno spostando le barche, ok. Guarda un po' qua sotto, vicino al molo. Qua sotto? Sì. Sono vicino alla parte di pietra, alla traccola davanti, vicino al camion. C'è un contatto penso che correva. Ok, guardo chi sono. Sono i nostri. Nostri? Lì dentro nel compound dove c'è la tettoia sono i nostri. Ok, ok. Occhio da dietro. User left your channel. Poi boschi sono liberi. Perché guardo. Non vedo niente.
aspetta, mi senti? Sì. Ma ci siamo allontanati, ok? Sì, sto girando. Ma che devono fare adesso? Devono solo andare via, no? Sì, certo, sì, sì, sì. Credo che abbiano visite, sai. Vado sì, a vedere. Sì, sì, sì. Alzati, alzati, barche, barche armate. Poco, poco, già stanno sparando. Sbaglio 3-4 razzi sopra il ponte. Vediamo che non ho ucciso nessuno. Perché quando zoomi ti sposta il mirino. Quindi se tu stai zoomato ti mira in un punto sbagliato. Ecco, è un po' una cazzata, però. Ho tirato una sventagliata lì a campagna che mi sa che ho preso un codice, che ho preso Cobra. Cosa? Ho preso una I nemica. Che ho tirato una sventagliata lì a campagna che mi sa che ho preso Cobra. Vabbè. Dove stanno? Tira ancora. Ho dovuto fare un po' di cure perché mi sa che erano un po' nei problemi. Ho dovuto curarli un po' tutti perché erano messi un po' malaccio.
adesso devono andare lungo il fiume per l'estrazione, no? Sì, devono andare a estrarre su dove c'è il punto, caricare sul veicolo e poi andare all'estrazione col veicolo. Dove gli posso mettere però per gli riparli dopo? Basta, mezzanotte e un quarto. Ah, non l'ho visto ora. Lasciamoli andare. Sì, sì. Alla fine è durata il giusto, è solo che abbiamo iniziato alle 10 e un quarto. C'è sta cosa che è tremenda comunque, cioè tu miri e il mirino rimane uguale, solo che si ingrandisce la visuale, quindi praticamente mentre zoomi ti mira molto più in alto di dove effettivamente stai guardando, e se ti scordi tiri a cazzo. Ancora che è successo? Stavolta non era in overing, speriamo bene. Era rimasto più o meno stabile, infatti. Uff. Uff. Mamma mia, che ansia. Comunque in overing ci sta questo di fatto. Ma perché è andata bene che mentre partita stavo leggermente dritto, perché se poco poco ero un po' inclinato stavamo a Cernarus. A parte che siamo a Cernarus. Però con la pace, se parte l'intro, capace che hai finito il carburante per quando è finito. Ecco, Daffo, abbiamo finalmente trovato Savera a spirare in fondo al mare, siamo ripartiti. Ricevuto, vi scortiamo. Hai sentito? Da chi va Savera? In fondo al mare. Stavano perdendo tempo perché c'era Savera smorto in fondo al mare. E lo dovevano recuperare. Ah. Su quella stanno? Dico di sì. Ottimo. Io c'ho 8 razzi, tu? Non lo so. Quando passi di zio se rientri ti sparisce là. Ah. Po. Vabbè, 8... 8 più un po'. 8 degli altri. Se riesci usa i filo guidati.
ti manco a una certa distanza, così almeno. Ha fatto manovra? Sì, bene. Manco abbastanza altino. Vado piano. Qua sarà una moria, se no. Non ho tracce termiche per adesso. Aspetta un po' che non vedo dietro la curva. BMT. Dai, tuo. Nice. Franco qua, Alfa. Sentili bastardi. Perché? Perché potresti distruggerlo prima. L'abbiamo visto adesso. Siamo cacati sotto. Perché fanno fumo blu? Qualcuno si è attaccato sul morcio. Ti lamentano che dovevamo ucciderlo prima perché si sono cagati sotto. Prima non c'era. Lo so. Se no stavamo crepati da un pezzo. Dovrebbe essere a posto per farmi cagare addosso. Arma 3 versione horror. Ciao elicottero, sono Cobra. Ok Cobra. C'è un bunker a circa 800 metri da noi, sulla sponda destra. Me lo potete distruggere, grazie. Affermativo. Hai sentito? Anche forse fanteria su... No, non è vero. C'è un bunker a 800 metri davanti, sulla destra. Vogliono che lo spacchi. Falco d'Alfa, possiamo sapere perché dobbiamo scendere? Così vi teletrasporta se vogliono. Così vi teletrasporta e finiamo un po' prima.
ok, ha ricevuto, ci occupiamo del bunker e ci scendiamo. Non c'è più bunker. Come puoi dare distruzione di siete bravissimi con quel bunker. Dopo l'estrazione com'è? Attimo, sì, sì. Falco, dobbiamo portare la cassa con noi oppure verrà la barca? Dove l'hai portati? Ok, allora li ho portati dove c'è il punto dei, dove ci sono i camion che li aspettano, sono tutti là. Sul punto verde? Non ho più camion. Okay. Così almeno ci hanno saltato tutto il pezzo e si fanno l'ultimo pezzo in quel, quel veicolo. Ci sono contatti qua? Come? Ci sono contatti qua? No, leggeri, c'è qualche contatto adesso quando vado in su e basta. Almeno lo finiamo. Anche tirare un missile lì in mezzo, lo finiamo lo stesso.
Ah, questo è il poligono T dell'esame. Aspetta che c'è un veicolo che li sta raggiungendo. Un veicolo che sta raggiungendo dalla strada. Che ci sta raggiungendo? Vai, 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 vai. Ingaggia, 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 ingaggia. Quella torretta di... Quella torretta è un po' esagerata. Sì, è facciamo un check a vedere se hanno bisogno loro. Loro hanno impoverito, mi sa. Allora, loro l'ho persi di vista, ma tanto la strada è una sola, quindi andiamo. Vedi dimmelo, io in mezzo a ste fratte. Sotto di noi. Ah, ok. Aspetta qua. Che si apre un po'. In quel di Tolga. Ridente cittadina di Tolga. Ma non lo so, ma mi ha sparato qualcosa, so morto e poi l'elicottero è andato giù da solo. È strano. Che è successo?
Ups. Lux. Vabbè.
User left your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. L'ultima mezz'ora vi ho dovuto tirare avanti così perché sennò era diventata lunga. Per caso vi hanno sparato alla fine? Sì. No, tante volte.